Pratali è tranquillo come una Pasqua. Allora, vogliamo provocare un pochino Anna, che è lì tranquilla che guarda, mentre il prof ci fa vedere, si prepara sulla prossima clip. Noi abbiamo una grafica con una domanda, vorrei proprio sentire la risposta di Anna e di Francesco, perché la foto ovviamente è quella di Bianchi, è un problema o è una soluzione, Bianchi? Per il toro? Per il toro. Un problema, Bianchi, ma assurdo. Cioè, secondo me la domanda è assurda, nel senso che Bianchi è grazie che ci sia. Allora, non può essere un problema. Non sempre è stato così, obiettivamente. Ecco. In che senso? Perché quando c'era stato un certo tipo di gioco che lui, non dico che pretendesse, ma richiedeva tutto questo gioco su di lui. Ma era una squadra costruita su di lui, parliamo di quella di Colantuono, penso. Anche l'anno scorso. Con Verda, anche con il prof, anche l'anno scorso. Io però qualche numero ve lo leggo su Bianchi. Sì. È la prima espulsione, i numeri di Massimo Fiandrino ci ha isolato alcune cifre proprio su Bianchi. Prima espulsione nel Torino, ha fatto 5 gol decisivi, ma sono 10 le partite in cui non ha segnato su 15. E dice Massimo Fiandrino, 10 partite per uno come lui senza segnare su 15 sono tante. Lo scorso anno, questo è un dato di fatto, segnava di più, ne aveva fatti 2 in più, e quindi da qui che nasceva la provocazione, problema o una soluzione. Ma ha cambiato gioco, comunque lo vediamo spesso in fascia fare dei cross, l'altro anno i cross li riceveva, quest'anno li fa. Quindi è evidente che segna di meno, ma è ovvio, Fabrizio, è un altro tipo di gioco. Sono d'accordo, partecipa molto di più. Ma è lui che va convinto, perché... partecipa molto di più al gioco. Guardate questa situazione. Bianchi arretra per recuperare un passaggio degli avversari, subisce il fallo e immediatamente parte la punizione. Eccola lì, battuta a sorpresa per Antenucci. Quindi questa è una squadra che approfitta anche del lavoro di Bianchi e che crea degli spazi anche fa per tanto lavoro sport. Comunque Anna ha ragione a cascare proprio dalle nuvole, cioè a restare stupita della domanda, perché questa domanda qua quest'anno era è faziosa, fuori posto. Era faziosa questa volta. Era un pochino professore? Una provocazione. È ingenerosa, è una domanda ingenerosa. Ma no, è proprio sbagliata nel suo concetto, perché l'anno scorso probabilmente sì, ma quest'anno quando non fa una cosa ne fa un'altra, cioè quando non segna comunque svolge un lavoro da capitano che l'anno scorso non è stato. Io vorrei sapere una cosa, ma quando hai visto per esempio, non l'anno scorso, l'anno prima con Colantuono, quando non siamo riusciti a salire, che proprio nella partita decisiva diciamo lui ha fallito, e secondo me ha fallito più per una prestazione senza personalità, perché non posso pensare senza cuore, anche perché non era senza cuore. Che cosa ti sarebbe venuta voglia di dirgli? Nulla, perché secondo me lui ha esaurito tutte le sue energie nervose in quella settimana in cui è dovuto andare a Roma a difendersi dalla famosa bestemmia non detta, e questa cosa lui l'ha patita molto, secondo me. Quindi è arrivato in campo svuotato di una parte di energie. Cioè tu ti rendi conto, Fabrizio, quello che... Cioè, è come la mamma. Lo avevamo detto anche noi l'anno scorso. Però l'aveva già giocata. Fabrizio, però permettimi di dire che la tua enfasi è diversa da quella di Anna. È incredibile, ma poi... Francesco come un fratello minore. Beh, io ho un figlio che è più o meno la sua età, per cui potrei esserlo, no? Perciò sì, lo vedo proprio... Cioè, ho un senso protettivo nei suoi confronti. Dal lato umano, però come giocatore indubbiamente non lo si può, secondo me, l'anno scorso, criticare. In un modulo non tanto diverso da questo, in fase di attacco, aveva comportamenti differenti. Quindi è evidente che da un lato la squadra ha potuto lavorare di più insieme, dall'altro lato il tecnico ha dato evidentemente di più di quello che ha potuto dare Lerda l'anno scorso, ma ha dato anche dal punto di vista del sostegno psicologico. Infatti. E della convinzione, perché qua mi sembra che i giocatori seguano davvero con piacere e non per dovere quello che il tecnico gli dice. Infatti, quante panchine ha accettato in silenzio? Ma perché evidentemente gli sono state poste in un certo modo. Sembra, in silenzio dire. Non lo sappiamo poi tanto. Vabbè, apparentemente comunque non c'è stato nessun tipo di... Mi sembra un ragazzo molto ragionevole. Infatti. Volevo mostrarvi questa. C'è un passaggio sbagliato da parte del Bari, il pallone recuperato da Stevanovic, eccola. Stevanovic va al recupero del pallone e subito c'è il movimento di Sgrigna
che si allarga per lasciare lo spazio, per lasciare lo spazio a Stevanovic, e Stevanovic, che controlla una volta di più il pallone, invece di accorgersi che può giocare lungo per Antenucci, vede il capitano che gli viene incontro per distribuire il gioco e sfrutta il movimento di Bianchi. L'anno scorso Bianchi sarebbe partito in profondità. Vero, questa situazione viene incontro per fare gioco. Paradossalmente qui Stevanovic vede lui e non vede il compagno e quindi gioca lì. E nel momento in cui poi la palla arriverà ad Antenucci, Antenucci sarà in fuorigioco. Vedete, è in fuorigioco per poco, perché questo giocatore era rimasto abbondantemente indietro sulla situazione gioco. Poi il lancio non è neanche preciso. Però qui c'è una disposizione al gioco che è molto più evidente, sì, lui, rispetto alla casualità che spesso avevamo. E dall'inizio dell'anno che ha davvero una grande attenzione nei confronti della squadra. Insomma, ha cercato di spogliarsi un po' dei panni di primatore per... Infatti. Anna, sì. Vero che non ha più quella scritta capitano della sì, mia anima? Sì, sì, e sì. Ce l'ha ancora scritta? Sì, nelle partite in casa sì, nella fascia che usa in trasferta, quella granata no. Non c'è scritto niente? No. Comunque non c'è quella frase? Ma nelle partite in casa, anche nell'ultima ce l'aveva, che aveva la fascia verde come le scarpette. Mamma mia, signora Longari. Fabrizio, poi vogliamo anche vedere la cosa vecchia di Bianchi. Ok, però visto che avevamo toccato quel movimento di Antenucci, volevo farvi vedere come Antenucci sia in questo momento. Io tra un po' suono, siete avvertiti. Il giocatore granata che gioca di più sulla profondità. Possiamo partire con le immagini. Queste sono le immagini del gol, la partenza da parte di Antenucci che risulta in posizione regolare soltanto perché, come nel gol granata, c'è un giocatore che è rimasto indietro. Però anche in questa situazione Antenucci parte e detta il passaggio che poi porta al gol. Bravissimo, è la situazione che abbiamo visto prima. Quindi molto spesso lui parte e non viene visto, in questa circostanza è stato bravissimo Iori a vederlo, questa è un'arma in più. E partendo largo, potendo stringere, Antenucci è in grado di segnare anche parecchio. Fabrizio, facciamo arrabbiare Anna ancora, sì? Perché poi questa sera abbiamo un tourbillon di ospiti, per cui poi salutiamo i nostri amici delle Rolly Girls and Boys, però c'è un... episodio ormai datato di, cos'è, 4 anni fa ormai, quasi 4 sì, anni. Sì, lo dobbiamo andare a cercare. Chi è l'amico di Bianchi in squadra? Penso Pratali. Sì? Credo di sì. Ok. A parte i giovani che comunque lo seguono, tipo Verdi, tipo Darmian, che è un po' il punto di riferimento, sì. Anche un sì, però diciamo tra i vecchi, Pratali credo che sia... Senti, ma secondo te la storia che lui non se ne sia andato via da Torino è perché non l'hanno cercato squadre di un certo livello o perché è masochista? No, perché ci tiene alla maglia, perché è un capitano vero, perché l'ha fatto con convinzione. E vissero felici e contenti. Sì. È questo? Quindi rimarrà ancora, insomma. Me lo abbiamo auguro. Un amico al telefono, lo vogliamo sentire, sì. Un attimo. Pronto? Sì, pronto. Buonasera. Sì, sono Marco. Marco, a lei la parola. Sì, solo due cose. Uno, nel auto diciamo metto sempre Parisi. Silvia. Perché comunque preferisco Parisi, c'è già. Come terzino sinistro. Dà più copertura alla difesa e alle volte quando fa dei cross diciamo che sono più decenti confronto a Parisi. Ecco, abbiamo messo Parisi al quadrato. E invece fra i top, Marco? E in questo momento il centrocampo, diciamo i top. Chi? Che Bascia e Iori in questo momento stanno dando una sicurezza che gli anni precedenti comunque non c'era. Li mettiamo tutti e due? Ma sì, scusa, sì. Anche nell'ultima partita Iori? Io sì, scrivo. Beh, comunque io dico che Iori in questo momento è super marcato. Va bene. Perfetto. Quello che alle volte fa anche un po' difficoltà a distribuire il gioco. Però comunque diciamo che confronto già l'anno scorso... Voglio far notare che nessuno mi ha ancora detto di mettere Bianchi nei top. Ci mancherebbe. No, nei ci top. Mancherebbe no, no, sì ci mancherebbe no? Nel senso che no, purtroppo quel gesto l'ha un po' penalizzato. No, poi non quindi, è stata una partita da top quella di Bianchi no, contro no, il cioè, Bari. Ma sono anche obiettiva abbastanza. Ha subito diversi fali. Quindi sei d'accordo no? Pratali, Bascia, Iori? Sì, sì. Va bene. Grazie Marco. Prego, figurati, grazie. Grazie, buona serata. Fabrizio, allora andiamo a vedere
una partita di ormai quasi 4 anni fa. Eh sì, abbiamo evidenziato... Posso dire un'altra cosa? Non potresti, ma comunque... Teng! Ma come mai, quasi mai, mi fate scrivere Ogbonna? Sono capace a scriverlo. Ma non giocava. Ma quasi mai ho detto. Perché sono 2 settimane che abbiamo il tabellone, per cui Ogbonna è andato in nazionale. 4! Allora, vediamo l'ultimo episodio. Allora, l'ultimo episodio con un Bianchi in maglia bianca e non maglia in maglia, bianca. E non che in maglia, maglia granata. Che cosa sarà questa? No. Lazio. La Lazio. Eccola. C'è questo scontro. Allora, Bianchi entra a metà secondo tempo, esatto. Quasi, insomma. Qui è appena entrato da un minuto. No, questa è la gomitata dell'espulsione. Che fa sempre, però. Ah, ok. Era stato ammonito un minuto prima e nell'arco di 5 minuti in pratica ha preso due. Ora, due questa gialli. Sbracciata di Bianchi che comporta l'espulsione con il giocatore che non si capacita, adesso vado un po' più avanti perché ve la voglio far vedere poi anche, mamma, eccola qua. Mamma, come abbiamo applaudito, ti eccola ricordate? Qua. A rallenti, se andiamo a vedere, è veramente poca cosa rispetto alle cose che abbiamo visto. Questa trovo che sia la cosa bella questa osservazione. Trovo che sia la cosa migliore che ha fatto Zanetti in tanti anni di Torino. Ah. Quella di riuscire a ottenere questa espulsione. No, ma secondo me eccola è la cosa qua, più bella che ha fatto vedere il professor Bellone stasera. La possiamo rivedere perché è veramente... Anna, ma quel tocca giorno... la spalla e poi forse tocca il viso. Devo fare... Ho dei sensi di colpa perché anch'io sono stata tra quelli che era contenta. Ma anche perché sembrava obiettivamente con quell'intervento, quell'entrare in partita, sembrava un ragazzo diverso, prima che un giocatore diverso. Poi in realtà abbiamo avuto modo di conoscerlo ed è davvero una persona fantastica. Poi i tifosi del Toro ricorderanno, c'era tutto il discorso, Bianchi non ha voluto venire al Toro. Sì, c'era tutta una situazione ambientale. Era atteso con i fischi, come è entrato lui aveva gran voglia di farsi vedere, ha preso erano passati il tutto nell'arco di pochissimi. E lì i nostri lo aspettavano al VAR, certo. E questo non è un gesto obiettivamente volontario da ammonizione, l'arbitro ha boccato. Fabrizio, vogliamo salutare i nostri Rolli e Girls and Boys? Ma perché ci lasciano? Ci lasciano, noi vi ringraziamo, però vi aspettiamo dopo un gol di Rolando a questo punto. Speriamo presto allora. Quindi grazie Anna Fanciotto, grazie a Francesco Mollo e a presto. Grazie. E noi adesso andiamo in pubblicità, ci vediamo fra pochissimo. Sare. Allora, questo era l'omaggio a Rolando Bianchi, ma naturalmente prima ancora che a Rolando, a tutti quelli che sono i fan particolari di Rolando Bianchi, come Anna Fanciotto, Francesco Mollo e tutti gli altri amici che ci stanno seguendo, ma anche alle due amiche che hanno seguito lo vogliamo chiamare fan club, lo chiamiamo così. Beh, secondo me è un fan club, sì. Simpaticissimi, devo dire. Simpaticissimi. Ma poi ti danno la dimensione di quello che è il nuovo Toro.
Cioè che addirittura ha questo seguito, con questo entusiasmo, cioè è bello questo, a parte che l'inizio di questo blocco con questo gol, con questi gol e questo entusiasmo è bellissimo. Quanti gol straordinari ha fatto questa stagione, perché dal colpo di testa alla Juve Stabia, quello a Verona, ma anche la prontezza di quel gol a Vicenza, allora, ma ragazzi, Silvia non sta dando i baci a me, non li sta dando neanche. Buonasera a Rodolfo Ferrero. Buonasera a tutti. Benvenuti.